Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Dunque, oggi facciamo un piccolo tuffo nel passato e torniamo a parlare di un marchio una volta abbastanza conosciuto e apprezzato in Italia, ovvero della Buell, visto che la Buell Motorcycle ha pubblicato su Facebook giusto pochi minuti fa un video interessante che finalmente mostra dal vivo la nuova sportiva 1190 RX chiamata Hammerhead, una moto per il 2021-2022. Questa è una sportiva di fatto nata, tra virgolette, nata, meglio dire, rinata per competere con le sportive moderne attuali, per esempio per competere con la nuova R1, con la nuova Ninja della Kawasaki 2021 o con la BMW S1000RR o con la Ducati Panigale V4. Una moto che fa parte del nuovo corso dell'azienda. Apriamo una piccola parentesi sul discorso Buell perché se no non si capisce bene di che tipo di moto stiamo parlando e perché parlo di una rinascita. Di fatto il marchio Buell è stato un marchio con una storia abbastanza travagliata, nato negli anni 80, più o meno eravamo attorno agli 84. Passato di mano poi diverse volte sotto diverse aziende, per esempio è stata acquisita da Harley Davidson, poi tornata da Eric Buell, fondatore, poi è arrivata l'Indiana Hero Motor Corp e adesso siamo arrivati, se non sbaglio, alla terza reincarnazione dell'azienda che prende il nome di Buell Motorcycle. A inizio anno questa nuova azienda ha presentato quattro novità, però sotto forma di render. Cioè, ve ne ho parlato anche se non sbaglio di questa cosa. Nei piani comunque della Buell Motorcycle ci sono 10 nuovi modelli da presentare entro il 2024. Al momento, a inizio anno, ne ha presentati 4, però con delle foto che erano di fatto dei render fatti al computer. Tra questi c'era la sportiva di cui parliamo oggi, c'era la derivata Hypernaked, c'era una moto chiamata Super Touring, una moto, una crossover e una moto invece completamente da fuoristrada, quindi quattro modelli. Pochi minuti fa, appunto, la Buell ha mostrato un video dove finalmente svela come è fatta dal vivo la sportiva 1190 RX. La moto è abbastanza simile alla versione però vecchia, presentata addirittura nel 2013-2014, che derivava a sua volta dalla versione RS. Questa qua che vedete qui di fianco era la versione di anni fa, ovvero quella del 2014-2015, una moto che non ha avuto molta fortuna sul mercato, una moto che doveva comunque sfondare le avversarie, ma che in realtà ha avuto fin dall'inizio qualche problema di affidabilità e anche di prestazioni. La versione nuova 2021 cambia nome, si chiama Hammerhead, anche se diciamo che il design riprende lo stile della vecchia versione. Qui di fianco vi lascio qualche foto ripresa dal video ufficiale della Buell Motorcycle. Questa è la versione aggiornata 2021 nuova. Di fatto a livello estetico la moto è molto simile, si può notare una carenatura con delle branchie in stile quasi BMW S1000RR, molto bella sicuramente, molto scenografica, e poi si vede una posizione diversa anche per quanto riguarda lo scarico che fuoriesce dalla parte bassa posteriore. Per il resto forme più filanti, ha forme più nette nella parte posteriore, per il resto la moto è molto simile anche nella zona anteriore del cupolino, il faro, alla versione vecchia. Diciamo che nel complesso per una moto del 2021 mi sarei aspettato magari qualche aggiornamento in più. È vero che di fatto già la moto si sapeva com'era fatta, visto che c'era sul sito della Buell il render da inizio anno, però mi aspettavo che magari i tecnici lavorassero sul discorso design e portassero magari qualche novità. In realtà la moto è quella vista dai render, quindi è una moto che riprende fortemente la moto vista nel 2013, che nel 2013 ancora come design ci stava, ma adesso nel 2021 un faro così, capite che secondo me non è più all'altezza di moto come la S1000RR o come la Panigale V4. Di vantaggio comunque la versione vecchia dell'RX aveva il costo perché andava a costare qualcosa come 13-14 mila euro nuova. Per quanto riguarda invece le caratteristiche tecniche di questa Hammerhead RX, vi ricordo che Hammerhead sa significare, tradotto in inglese, martello.
Diciamo che le caratteristiche sono anche lì le stesse della versione vecchia di questa moto, dell'RX, ovvero quella del 2014. Per questo che alla fine non parlo di una moto nata per competere nel 2021, ma di una rinascita, di una moto che rinasce dalle vecchie ceneri, perché di fatto il design e anche le caratteristiche tecniche sono quelle più o meno viste sulla vecchia versione di diversi anni fa. Un esperimento questo un po' strano che porta avanti l'azienda, non si capisce bene perché. Va anche detto una cosa però, c'è cioè comunque il marchio Buell da noi, praticamente è morto. Però nel mercato americano è un marchio ancora abbastanza apprezzato, quindi sul loro territorio probabilmente ha senso proporre una moto di questo tipo, una riedizione di questo tipo. Da noi una moto di questo genere ovviamente non avrebbe comunque presa. Dicevo, il discorso caratteristiche tecniche, il motore è quello visto anni fa, la piattaforma è sempre la stessa, la cilindrata è sempre 11,90. Abbiamo due cilindri, la potenza è invariata, 185 cavalli, che non sono tantissimi nel 2021, a 10.600 giri, mentre la coppia, altissima in questo caso, 137 Nm a 8.200 giri. Sono dati che ormai, diciamo, la potenza non è più competitiva, cioè una Panigale V4 arriva a sviluppare 214 cavalli di potenza, una S1000RR 207, una Ninja attorno ai 202, una R1 anche lei attorno ai 200, una GSX-R1000 anche lei attorno ai 200. Cioè il motore proprio come concezione, anche a livello di potenza massima, è proprio un motore che richiama le moto da superbike di diverso tempo fa. Invece al contrario la coppia è altissima, in questo caso più o meno è la coppia della KTM 1090 Super Duke, che sviluppa una coppia massima di 141 Nm. Altre cose interessanti, diciamo che la RX, questa moto, ha sempre colpito più per il discorso ciclistica che non per il discorso potenza motore, no? A livello ciclistica la moto monta un telaio in alluminio con integrato serbatoio. Abbiamo poi una ciclistica con sospensione della Showa e abbiamo un impianto frenante con un doppio disco perimetrale da 386 mm con pinze a 8 pistoncini, posteriore singolo disco da 220 mm, gommata a 120, a posteriore dovrebbe essere, se non sbaglio, un 190. E invece per il resto abbiamo elettroniche, abbiamo traction control, settabile su 21 livelli e una strumentazione abbastanza generosa. Questa è come è fatta la moto, non ci sono al momento però indizi sul prezzo e su quando arriverà sul mercato e su quale mercato arriverà. Dovrebbe essere questa una moto comunque destinata al mercato americano. Non dovrebbe essere una piattaforma aggiornata all'omologazione Euro 5, quindi in teoria non dovrebbe arrivare da noi, però comunque ve ne ho parlato perché capite, comunque è una novità, è un tornare comunque a parlare della Buell e quindi reputo che sia comunque interessante, quantomeno sapere che da qualche parte nel mondo esiste questa moto, che ovviamente non è più competitiva però rispetto alle nuove proposte, soprattutto a moto come la RSV4 1100 dell'Aprilia, oppure come la Ducati Panigale, oppure le altre, la BMW e quelle che vi ho detto anche prima. Prima di finire con il video, comunque sia la moto dovrebbe andare a costare poco, perché costava poco la versione 2014, quindi secondo me andrà a costare qualcosa come l'equivalente dei nostri 14-15.000 euro, massimo secondo me 16.000 euro al cambio. Discorso invece, sempre Buell, al momento Buell ha presentato altre tre novità in arrivo prossimamente. Abbiamo la versione SX, quindi la derivata Hypernaked, che però è presentata sotto forma soltanto di render, che vedete qui di fianco. La versione chiamata Sport Touring è una versione da fuoristrada. Diciamo che dovrebbero essere tutte moto basate sulla vecchia configurazione 11,90, motore due cilindri con la stessa più o meno potenza e anche la stessa coppia. In questo caso quindi avremo la RX che si va a scontrare sul territorio americano con Panigale, S1000 e le altre. La versione SX che si va a scontrare con la Street Fighter V4 o con la KTM 1090 Super Duke o con la ZH2 della Kawasaki. La crossover che si va a scontrare contro la Multistrada oppure contro la Davidson Panamerica e quelle moto lì, per esempio la 1290 Super Adventure. E poi la quarta versione invece l'RX. Comunque sono previste in totale altre 6 moto entro la fine del 2024.
Vi terrò aggiornati, lo so che comunque parlare di Buell è poco interessante magari in Italia, però dicevo ci sono magari ancora alcuni affezionati che si ricordano marchio, qualcuno che magari ha posseduto o possiede ancora una Buell che magari può essere interessato a questa notizia. Da questo video invece è tutto, vedo like se vi è piaciuto, prima di finire ovviamente vi lascio linkato qua sotto nell'info di questo video il trailer, il video ufficiale della Buell che mostra dal vivo appunto questa moto, un video carino con una bella musica, si vedono due moto comunque in pista, quindi vi consiglio comunque di darci un'occhiata, è un collegamento quello che vi metto alla pagina Facebook del marchio Buell Motorcycle. Dicevo, da questo video è tutto. Se vi è piaciuto, iscrivetevi al nostro canale YouTube e quello Instagram, Ilenberger Ufficiale. Noi ci vediamo come sempre in un prossimo video. Ciao!